Si è tenuta presso la sala Silvio Petrone di Banca Campania Centro a Battipaglia la quarta edizione di Atleta Battipagliese, un'iniziativa ideata dai giornalisti Paolo De Vita, direttore responsabile del sito di informazione Spunti e Appunti, e Carmine Galdi, direttore responsabile del quotidiano online Battipaglia 1929. Durante la manifestazione sono stati premiati giocatori, giocatrici e società sportive di Battipaglia che si sono messe particolarmente in luce in questi ultimi mesi, promuovendo i valori dello sport e della cooperazione con il territorio. Lo sport, come dicevo pure prima, è in effetti uno strumento necessario perché per i nostri giovani, per poterli innanzitutto distoglierli da brutte strade, perché lo sport abitua alla competizione, al sacrificio, al rispetto delle regole, che sono fattori importanti in una società dove questo molte volte lascia un po' a desiderare. Però c'è anche da dire una cosa, Battipaglia ha avuto anche momenti importanti nello sport, purtroppo qualche decennio fa. Oggi c'è anche un discorso più difficile da portare avanti, perché gli strumenti per poter far praticare lo sport ai ragazzi non sono tanti. Le strutture sportive sono quelle che sono, noi abbiamo la struttura sportiva più recente, lo stadio Pastena, che ormai ha più di 40 anni, io penso che non ci sia una visione interessata e chiara di tutti i nostri amministratori, non parlo degli amministratori comunali, parlo di una visione più ampia, che si possa portare avanti un discorso sportivo, campi sportivi da calcio, di rugby, hanno ristrutturato il campo di basket alla Villa Comunale, basti pensare che l'avevano devastato, per dire quanto sia importante la cultura dello sport nei nostri ragazzi. Ora ci auguriamo che tutte queste associazioni e questi pionieri, ma sono sempre delle persone coraggiose che portano avanti questo discorso, perché i mezzi sono pochi, ma l'entusiasmo è tanto e noi contiamo su questo entusiasmo, li aiutiamo quando è possibile aiutarli. Ci sono alcuni sport dove non è possibile intervenire, vedi il calcio, perché le sponsorizzazioni e i soldi che ci girano intorno non fanno parte della nostra cultura, e penso che si dovrebbe ridimensionare un pochettino questo fenomeno, ma comunque pazienza, dobbiamo accettarlo. Noi ci saremo vicini a tutte quelle associazioni, e mi è piaciuto il discorso anche delle associazioni e dello sport per coloro che sono meno fortunati, è un fatto importante, ma non ghettizzandoli, facendoli gareggiare, mettendoli insieme a enormi dotati, che è una cosa, il problema dell'inclusione è una cosa importantissima. Noi ce la mettiamo tutta, con la fondazione, abbiamo anche questa associazione mutualistica, e poi devo ringraziare veramente tante associazioni che si prodigano per lenire un pochettino le sofferenze di tanti di noi. E questo è un fatto bello, su cui ci contiamo molto e ci teniamo a sottolinearlo. Presidente, solitamente si dice che questi sono sport minori, però forse volendo cambiare la terminologia possiamo dire sono sport migliori. Sono sport migliori perché il sacrificio è il 100% dello sport, qua denari ne corrono pochi. Ecco, mettiamo a paragone la ragazza che ha fatto il triathlon con l'altro, quanto hanno guadagnato in confronto ai sacrifici che fanno. Mettiamo un calciatore, non dico un calciatore famoso di Serie A, ma basta un calciatore di promozione per vedere l'enorme disparità di trattamento che esiste. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di andare diverse volte in Inghilterra, dove vive mio figlio, e ho visto che là c'è una cultura dello sport completamente diversa. Là i campi da tennis ce ne sono decine, tutti uno a fianco all'altro, senza pagare, si va, si prenota, cioè è completamente diverso. Qua invece dobbiamo farci carico dei costi, perché i privati giustamente sostengono dei costi e li devono anche recuperare. Per esempio ci vorrebbe anche maggiori interventi nelle piscine. La piscina, oltre a un fatto di sport, è un fatto di salute importante.
però noi emergiamo anche a livello internazionale in questi sport, però sono delle mosche bianche, perché io non so, con tutte le attrezzature che abbiamo nell'ambito del nuoto, ci sono alcune città che emergono perché le hanno di più. Battipaglia certamente non potrà emergere in questo settore, perché c'ha due piscine, queste sono, cioè dico i tuffi, se uno è appassionato di tuffi, a Battipaglia dove si va a tuffare? Ecco, io dico, ci vorrebbero tutti questi sport minori che dice, dovrebbero essere valorizzati anche in piccolo in tutte le zone d'Italia, perché le potenzialità sono tante per tutti. Per noi è un incontro con il territorio e con un settore del territorio che sono i giovani e lo sport, quindi è una bella occasione evidentemente per incontrare questa comunità. Ho visto un po', sono parecchi i premiati, per cui questo è un fatto positivo. Io amo lo sport e quindi vedere che c'è molta attività e fermento a Battipaglia è una cosa che comunque dà soddisfazione. Quanto può rappresentare lo sport un volano per la città di Battipaglia? Ma lo sport, lo dico per esperienza diretta, è innanzitutto un momento fortemente educativo e quindi spinge le persone a misurarsi, a competere e quindi forma una società che evidentemente è disposta a misurarsi e a impegnarsi. E quanto può rappresentare? Beh, noi stiamo parlando soprattutto di parte di sport amatoriale, quindi non c'ha dei riflessi economici immediati, poi ci sta anche la parte un po' più... ma comunque rappresenta opportunità economiche nel momento in cui in effetti si sviluppano attività e ci sono impegni professionali, quindi questo senza dubbio. Però ripeto, a me quello che piace dello sport è proprio la funzione fortemente educativa, mostrare poi alla fine anche il cammino, come farsi strada nella società e affermarsi, e soprattutto poi anche saper perdere, perché c'è anche quel momento, e quindi non si vince solo, a volte si perde anche, ma bisogna saperlo fare, bisogna sapersi misurare comunque, anzi proprio dalla sconfitta uno in genere tira fuori poi nuove energie e nuove risorse per fare meglio, insomma, e questo è un insegnamento importante. Dobbiamo ringraziare la Banca Campania Centro, il presidente del consiglio di amministrazione, il dottore Catarozza, e il direttore Fausto Salvati per il sostegno e l'ospitalità che ha dato alla quarta edizione del premio l'atleta battipagliese. Siamo al quarto anno consecutivo, anche se abbiamo avuto qualche problema con il Covid, quindi abbiamo dovuto slittare l'organizzazione. Quest'anno premiamo 25 soggetti tra atleti e società sportive che si sono contraddistinte negli ultimi 6 mesi del 2022 e nei primi 6 mesi del 2023. Naturalmente l'impegno, l'appoggio della banca è fondamentale per cercare di stimolare e non solo, di sostenere le tante attività sportive sul territorio che raggiungono livelli nazionali e internazionali, perché stasera premieremo atleti che si sono distinti in campo internazionale e in campo nazionale. È fondamentale anche uno stimolo alle istituzioni affinché si pensi diversamente e si programmi ad esempio un contratto di rete tra le varie associazioni, tra gli enti locali e i soggetti come la banca, naturalmente i privati. Questo potrebbe arricchire, diciamo appunto, e potenziare l'offerta sportiva e soprattutto potrebbe attrarre con gli eventi sportivi, con i poli e con la rete del contratto di rete, attrarre una offerta sportiva sul territorio, porterebbe, diciamo, eventi importanti nazionali e internazionali come Battipaglia merita. Un'ultima cosa, mi piacerebbe lanciare stasera in questa occasione una proposta, che è quella di cercare di organizzare un segmento per le persone disabili. In questa città
pochi disabili riescono a fare sport, forse quasi nessuno. Quindi sarebbe bello che le società sportive, le istituzioni darebbero una risposta a ciò. E la politica battipagliese dovrebbe, che cosa deve fare? Deve naturalmente cercare di creare le strutture, che sono la prima cosa. Lo sportivo, se non ha le infrastrutture, non può allenarsi. E poi oggi, in questo periodo di crisi economica, naturalmente hanno bisogno, le società sportive hanno bisogno di fondi, di sostegno. Quindi la politica dovrebbe pensare, programmare nell'ambito dei bilanci di previsione un capitolo di spese a sostegno naturalmente non solo delle società sportive che hanno un certo livello, ma immaginate gli sport cosiddetti minori che fanno un mare di sacrifici, che i genitori fanno un mare di sacrifici per accompagnarli e per sostenerli di tasca propria. Io credo che questo dovrebbe fare la politica. Una bellissima iniziativa, giunta alla quarta edizione, come ogni anno appunto vengono premiati quelli che sono stati i risultati sportivi degli atleti cittadini, quindi un risalto a quello che è lo sport e a quello che è la città che vive appunto da questo punto di vista dello sport, un momento di notorietà, di gloria, di risultati importanti che danno appunto lustro sia alla città che agli atleti stessi, alle società di appartenenza ovviamente. Quanto è importante, assessore, lo sport per fare da volano alla città come Battipaglia? Sì, appunto dicevi, lo sport è importante da un punto di vista di risonanza, di aggregazione, da un punto di vista sociale, quindi ha una valenza che abbraccia di diverse forme, quindi effettivamente queste notizie, questi premi sono appunto un'ulteriore dimostrazione di che si è lavorato bene, si lavora bene e quindi fa sì che Battipaglia ancora una volta è alla ribalta regionale per i premi e non solo, anche nazionale, perché ci sono alcuni atleti con dei titoli nazionali. In ultima battuta, dal basket alla pallavolo al calcio, qual è, diciamo, quel pizzico di emozione in più che scaturisce dentro l'animo dell'assessore Cerullo? Ma tempo fa ci siamo visti con te sempre con un'intervista, era la definitiva sistemazione del Campo Sant'Anna, ci siamo quasi, quindi dico ai tifosi, ai cittadini di essere fiduciosi che da qui a credo 7-8 mesi riavremo il nostro mitico Sant'Anna ristrutturato e tirato a lucido.